C'ho da chiedergli un sacco di cose. Calcolate che, come al solito, risponderà, ma non risponderà in realtà. Però vediamo, dai. E bentornati, cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E cosa c'è di più nerd se non tentare di estorcere qualche informazione dall'editore di un fumetto che segui con passione, che seguite anche voi con passione? È con noi oggi a questa intervista Gianmarco Fumasoli. Buongiorno Gianmarco. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Diciamolo subito, registriamo di mattina prestissimo. Sono praticamente mezzogiorno e un quarto. No, non è vero, è prima. Come va, Gianmarco? Tutto a posto questo secondo anno di Samuel? Come. Bene, bene, il secondo anno di Samuel è andato bene, al di là, diciamo, delle problematiche tecniche sotto gli occhi di tutti, l'aumento dei costi, l'aumento della carta, diciamo che Samuel comunque sta andando. E sta andando bene, quindi siamo contenti. Di quello poi ne parliamo, di questo aumento della carta e quindi aumento anche della testata. Però prima ti volevo chiedere una cosa, Sì. perché proprio tanto ce la puoi dire. Ma chi è il figlio del prodigo? Ma allora, sono state fatte delle ipotesi su chi sia il figlio il prodigo. L'ipotesi più, diciamo, più interessante è stata quella che si trattasse del primo demone di Samuel Stern, il demone che usciva dalla bambina per entrare in Robert nel nuovo incubo e che adesso, complice un sentimento che comunque somiglia molto a quello che l'ha generato, rientra nel corpo del dottor Bauer, che ho trovato un'ipotesi molto molto interessante. A dire la verità, Ad averci pensato, eh? sì, diciamo che io avrei potuto dire è assolutamente quello, perché non avrei dovuto dire nulla nel numero, però in realtà non è un demone specifico, diciamo, al quale ci rivolgiamo, è un demone che rappresenta il sentimento, diciamo, quello che volevamo dire nel numero. Non è stato fatto alcun riferimento o pensiero a un demone precedente. Però ho trovato Facendo. molto interessante il ragionamento che i lettori hanno fatto su chi fosse il demone del figlio il prodigo. Mi è piaciuto molto. Avrei voluto farlo io prima, ma non l'abbiamo fatto. Facendo un passo indietro e quindi andando proprio a questo rapporto con i lettori che avete quasi viscerale, di come è stato accolto Samuel Stern, abbiamo parlato in più di un'intervista, di questo bello accogliere questo nuovo fumetto in edicola. Ma come sono andati questi 2 anni? Da un punto di vista più redazionale, da un punto di vista più tuo, più appunto la nascita, per esempio, del fan club, il fatto comunque di continuare a rispondere a tutti, l'apertura su Twitch del canale, cioè comunque voi vi siete dimostrati molto molto aperti al confronto e anche alla critica spesso. Ma sì, diciamo che io personalmente ho subito anche una sorta di evoluzione a un certo punto, nel senso che il confronto con tutti c'è sempre e si cerca di trovare le nuove strade per arrivare a poter parlare in maniera più aperta e continua possibile con tutti i lettori. L'apertura Twitch chiaramente è per un tipo di pubblico al quale noi non arriviamo. Così come il tentativo del canale TikTok della Bugs, così come altre situazioni. Io ho continuato a fare quello, quando non lo faccio è perché non ho tempo, non perché non ho voglia. Diciamo che quello che ho cambiato io è un tipo di approccio a certi commenti, cioè nel senso che prima io discutevo su tutto in ogni modo. Adesso, quando ci sono delle cose che ormai palesemente abbiamo già sviscerato, non so, il confronto con Outcast non ha più senso, diciamo, non rispondo più, oppure rispondo e dico: leggete Samuel Stern prima di dire una cosa del genere. Considera che stiamo ipotizzando con Marco e Massimiliano di fare delle live YouTube.
dove noi facciamo finta di essere critici e confrontiamo qualsiasi fumetto con Outcast e troviamo dei punti in comune con Outcast di qualsiasi tipo di fumetto. Probabilmente lo faremo, non lo so, vediamo. Non c'è mai tempo, perché se no sarebbe una cosa molto divertente. Amo queste cose, quindi. Poi comunque Outcast l'avete superato, questa da 26, Outcast ne ha fatti solo 24, quindi... Sì, 26. Adesso fra poco esce il 27, poi il 28... E poi rientriamo nella... Vabbè, no, sto uscendo dalla domanda, niente. Sì. Poi questa te la faccio. Senti, sì, ma appunto, di questi due anni che si sono chiusi in realtà col numero 25, perché sì, Abisco chiude, però poi c'è questo numero cuscinetto, diciamo, che però non è cuscinetto, e questo è il bello, secondo me, della lettura di Samuel, che anche quando c'è un numero, fra virgolette, riempitivo, ti riempie proprio... io dico certe volte anche l'anima, perché comunque sono numeri importanti, sono numeri che vogliono sempre dire qualche cosa e che casomai, se non riescono a mostrare il protagonista, ti mostrano i comprimari. In questi 25 numeri, come è stata la progressione della storia? È andata come ti aspettavi? Avete dovuto comunque fare delle modifiche in corso d'opera, cose che ancora casomai non recuperate? Allora no, prima rispondo all'ultimo punto, no, alla fine siamo andati avanti tranquillamente, abbiamo avuto un problema su un numero ma che abbiamo sistemato insomma tranquillamente, abbastanza tranquillamente, cambiando delle cose in corsa, abbiamo proprio fatto rifare completamente 18 tavole, anche se era proprio alla fine, sì, perché quando si è chiuso l'abbiamo letto più volte, diciamo che la cosa è partita da me con l'odio un po' di tutti, però no, vabbè, c'era proprio qualcosa che non andava e quindi abbiamo contattato il disegnatore, colpa nostra di come avevamo gestito la storia, per cui abbiamo fatto rifare proprio, ecco, una grossa manciata di tavole al disegnatore proprio per cambiare una parte importante di quella storia. Ma al netto di questo siamo andati avanti e nel corso dell'uscita in edicola di Samuel, separo le cose perché mentre noi ci lavoriamo è un periodo storico, quando esce è un altro periodo, abbiamo cominciato a capire come strutturare al meglio e gestire bene gli eventi che volevamo che Samuel vivesse e che abbiamo pianificato fino al quinto anno e mezzo del nostro rosso, più o meno, perché ci siamo accorti che una grossa difficoltà era gestire quello che noi vogliamo sia la continuity di Samuel, per cui avevamo necessità di un grosso spazio che adesso, se non sbaglio, si è sistemato su 5 numeri consecutivi per una run che poi aprirà le porte a un evento, al più grande evento fino ad oggi di Samuel Stern. Tim Cook quando dice questo, quello di Apple, è il più grande di sempre. Sì, vabbè, per noi è abbastanza facile, insomma, abbiamo poca vita editoriale, per cui ci sarà questo evento. E per fare una cosa del genere ci siamo resi conto che abbiamo anche necessità, per farla bene, di fare delle storie a forte impatto verticale, per cui ci siamo accorti che la continuity di Samuel, in realtà Samuel non è né un fumetto, diciamo, seriale nel classico termine anni 80, anni 90 del fumetto italiano, per cui non è un fumetto che inizia e torna sempre allo stesso punto di partenza, ma non è nemmeno un fumetto che ogni numero ha una forte caratterizzazione orizzontale, una forte evoluzione. Cosa fa Samuel? Samuel procede ad archi narrativi e ogni arco narrativo contestualizzato all'interno di un anno, che possa essere Abisco due numeri o il prossimo evento che saranno 5 numeri, cambia le basi dei numeri successivi, che però non è detto che siano in stretta continuità orizzontale. Potrebbe darsi, come sta accadendo, come è accaduto con l'angelo del focolare e il figlio il prodigo, che siano due grossi eventi verticali ma influenzati da quello che è successo nella run di Abisco. E questa, secondo noi, è la chiave vincente, fondamentalmente, per cui in questo modo riusciamo a tirare a bordo anche storie molto belle e molto valide di autori esterni,
come quello di Antonella, Liberano Moscoviti, il numero 25, l'angelo del focolare, ma dando poi noi le nostre indicazioni, il nostro indirizzo, le nostre caratterizzazioni, perché sia una storia che comunque rientra in quella che è la nostra idea di continuity. Questa è la mossa vincente. Chiaramente più ci avviciniamo tramite questo meccanismo alla continuity, alla forza della continuity, e più vinciamo. Già il passaggio di Abisco, che poi in realtà Abisco parte da prima, parte dal demone che cade sulla terra, passa per Storia di un angelo, e poi ci sono i due numeri finali, 23 e 24. I prossimi 5, te lo dico subito, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5. I prossimi 5, che partono esattamente dal numero 33 e arrivano al numero 37, sono i numeri che rappresentano il nuovo arco, questo nuovo arco narrativo. Sono 5 numeri disegnati tutti e 5 da autori differenti, e che appunto gettano le basi molto, molto interessanti per un grossissimo evento che avverrà dopo. Ci sono due grandi eventi nel mondo di Samuel, ci sono tre grandi eventi che ci porteranno al quinto anno e mezzo di Samuel Stern. Questo primo evento che ti ho raccontato, che porterà al momento clou, al momento importantissimo di Samuel, che prevede poi, che durerà più di qualche numero, che prevede poi un mini evento che è l'epilogo di quel momento, e lì sarà una cosa tosta. Ci abbiamo ragionato tanto, ma lo porteremo a termine. Poi sarà una bella, sarà molto bello, però anche molto tosto per i lettori. Però secondo me la forza di un fumetto seriale è proprio quella di stravolgersi e di portare continuamente sorprese e cose inaspettate, per cui insomma in questi 24 mesi, 25 con il numero appunto di Antonella, è cambiato anche un po' il rapporto con la stessa, fra virgolette, pubblicizzazione di Samuel Stern. Voi vi siete buttati all'inizio come pirati, facendo un mezzo confronto con Dylan Dog, ma poi vi siete, diciamo, allontanati da quel confronto, anche forse rincuorati da quello che è stato il riscontro dei lettori. Lettori che però in questi 25 mesi a volte sono stati un po' altalenanti, perché voi ne avete fatti sempre di nuovi, anche grazie alla vostra, la vostra grossa presenza all'interno di forum, dico forum, sembro veramente uscito dagli anni 80, all'interno di Facebook, i vari social, eccetera. Però alcuni hanno deciso di abbandonare la nave. Boh, perché secondo te? Ma allora, ve lo chiedete, è una cosa che fate, oppure andate avanti come treni con l'idea vostra? Allora, noi abbiamo comunque sotto mano, mese per mese, i numeri di Samuel Stern. E io tutti questi lettori che abbandonano non li vedo. No, ma non ho detto tanti lettori, ho detto che alcuni se ne tirano fuori, almeno tra quelli che commentano, che poi sono minima parte. In realtà non ci sono, cioè nel senso che è un andamento piuttosto stabile, che coincide con dei picchi in un senso o nell'altro, ma che di base mantiene il suo cuore, quindi non ho grossi... Ha influenza sulle storie che andate a costruire? Cioè sì, voi ci avete fino a 5 anni. Se c'è una situazione specifica, come per esempio il font del Derrylang che nessuno riusciva a leggere, allora lì lo cambiamo. Ma commenti generici, no, sinceramente no, anche perché noi, il nostro cuore di Samuel, cioè... Uno dei commenti che sento è che Samuel certe volte non ha empatia, non genera empatia, però generano empatia i coprotagonisti di Samuel, le persone che di numero in numero affrontano le avventure di Samuel. E questo rende le storie uniche e interessanti. Poi ci sono anche delle storie dove Samuel è assoluto protagonista e, non so, l'altro inferno, ne arriverà un'altra adesso che sto scrivendo io, dove magari c'è anche solo Samuel, per cui tutta una serie di comportamenti, di relazioni, di strutture narrative le deve vivere direttamente Samuel, ma tutto il resto è voluto. Quando Samuel si mette da parte è perché arriva Valerie, è perché arrivano personaggi che devono in qualche modo
occupare la scena, e se tutti occupassero la scena allo stesso livello non verrebbe fuori una schifezza, per cui è tutto voluto da questo punto di vista. Perché... in edicola un grosso problema, appunto, è che non c'è un l'acquisto da parte del pubblico femminile. L'edicola non è un posto in cui il pubblico femminile compra fumetti. Il fumetto da sempre è sempre stato, soprattutto quello italiano, un po' avulso a quello che è il pubblico femminile. Voi l'avete accarezzato più volte in questi 25 mesi. L'ultimo numero è forse il punto più importante di una storia che è particolarmente apprezzata da un pubblico femminile, ma non soltanto perché è scritta e disegnata da donne. Ah, ok. Ve lo siete fatti questo conto, appunto, di questa gran fetta di persone che potrebbero apprezzare i vari personaggi, apprezzare la poetica stessa della... non stiamo raccontando per andare a trovare un pubblico o l'altro. Il figlio del prodigo, scusami, l'angelo del focolare nasce, è un caso che l'abbiano scritto e disegnato, cioè non è un caso che separatamente lavorino a Samuel, ma è capitato che, o forse è stato inconsapevole anche da parte mia, che una storia... Antonella era molto sensibile al personaggio di Penny, per cui è stato voluto che lei raccontasse una storia di Penny, è stata una sua scelta. E ti dico la verità, è stato casuale che lo disegnasse Lisa Salsi. È vero che noi abbiamo da subito disegnatori come disegnatrici, non c'è mai stato un problema da questo punto di vista. Per cui poteva succedere che lo disegnasse una donna, ma sono molto contento che insomma sia venuto fuori una storia di questo genere, perché è una storia molto sensibile e trovo che il tratto di Lisa Salsi si presti molto molto bene a raccontarla. Però non siamo mai andati in una direzione di cercare di conquistare un certo tipo di pubblico. Statisticamente sui nostri social vediamo che la percentuale del pubblico femminile è inferiore rispetto a quella maschile. Ti parlo di un 65-68, ecco, contro un 32-35, per cui alla fine poi dipende molto dalla fascia di età che si va ad analizzare, per cui alla fine insomma non è un cruccio. Noi speriamo che il personaggio, le storie riescano a conquistare un po' tutti, così come il fantasy la protagonista, anche se più andiamo avanti con le riletture, più mi rendo conto che è un fumetto a tratti corale, però la protagonista è una giovane adolescente, per cui anche lì non c'è stato proprio una ricerca, dobbiamo trovare un personaggio che conquisti il pubblico femminile, no. Diciamo che la perfezione, la scelta migliore, l'ideale era che quel protagonista fosse femminile, per cui è femminile. Però è un qualcosa che rimane legato alla narrazione, non a una scelta di target o di mercato. Numero 26 esce fra poco, il numero 27 di Guglielmino. Andrea ci è andato giù pesante anche stavolta. Sì, diciamo, allora è una storia molto particolare quella che esce del numero 27, e con una scelta, non voglio dire nulla perché va letta, perché è molto particolare quella storia, molto bella, tocca delle corde profonde e soprattutto lascia degli interrogativi che insomma sono molto interessanti. Ci ha lavorato tanto Andrea, ci abbiamo lavorato tanto insieme, ma è una bella storia, è una bella storia. Quante pagine gli avete dovuto censurare, Andrea? No, l'ho fatta solo, è il direttore responsabile. Senti, 27 quindi la storia di Andrea, poi dal 33 al 38, cioè detto 5 numeri, ci sarà questo evento particolare, in occasione si aprirà, guarda caso, proprio con la fiera del Lucca Comics, facendo due conti, stiamo lì verso ottobre. Il 33 uscirà, no, il 33 esce a luglio. No. Sì. C'ho il planning qua davanti. Il 33 esce a luglio. Febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, 5 numeri. Il 32. No, allora, è vero, perché il 33 esce a luglio, sono sicuro. Conto male. E quindi a Lucca che presentate?
Beh, c'è il fantasy a Lucca. Ah, ma ne possiamo parlare dopo del fantasy o ti arrabbi? No, no, sì, come hai anticipato, rispondo non rispondendo, ma dipende, dipende da quello che mi chiedi, però insomma ne possiamo parlare, no? Dopo ne parliamo, ma quindi in mezzo invece tra qui e luglio, perdona l'inesattezza di prima, che ci sarà? Ci saranno racconti in continui, ci dobbiamo aspettare tanta singularity, ci dobbiamo aspettare... Arriverà il nuovo volume del Derryland al quale stiamo lavorando adesso, o arriverà, ci sarà, io ho già programmato i prossimi 3 anni, compreso il 2022, per cui dal 2022 al 2024, degli extra di Samuel, che escono sempre più o meno in contemporanea con Lucca, perché escono a ottobre, per cui in contemporanea più o meno con Lucca. E la cosa bella degli extra è che ogni numero è una cosa diversa, insomma non c'è un filo conduttore, ogni numero inventiamo qualcosa di diverso e sempre, comunque secondo me è molto interessante, perché apre delle porte che sono le porte che io avrei voluto aprire per qualsiasi fumetto seriale, fondamentalmente, perché raccontano dei retroscena che io vorrei conoscere di tantissimi personaggi del mondo del fumetto italiano e non anche. Per cui anche il numero di quest'anno è molto particolare e sono contento. Ma come lo sarà quello dell'anno dopo e quello dell'anno dopo ancora? Poi non lo so, perché non ho più idee al momento. Come fai a farti tutti questi programmi in questa situazione? Nel senso, come fate a programmarla poi? È vero, ok, avete storie eccetera a 5 anni, però siamo all'interno di un'emergenza, voi siete nati in un'emergenza e continuate a lavorare probabilmente dovendo far fronte alle emergenze. Sì, beh, c'è tanta coesione all'interno del gruppo, c'è tanta voglia di fare, c'è tanto anche sacrificio, perché molti, insomma, anche però, i periodi complessi. Sti 4 euro, ti voglio far rispondere, soltanto volevo un attimino indirizzarla meglio. Sti 4 euro dell'aumento, se ne è parlato 5 minuti, alla fine non ha portato quei problemi che hanno avuto invece altre case editrici. Sì, vabbè, è soltanto un'uscita a fronte di altre case editrici che ne fanno 30 in un mese, però forse è perché appunto avete un rapporto un po' più stretto con... Beh, io l'ho detto tutti, ho fatto un paio di post prima dell'uscita, ci ho scritto un editoriale sull'aumento, insomma a me dispiace, perché io non voglio l'obiettivo, il mio obiettivo non è andare a pescare soldi nelle tasche dei nostri lettori. Il mio obiettivo è che sono contento io e sono contenti i nostri lettori, per cui un gioco di equilibri è per forza dovuto. Io voglio assolutamente che i nostri fumetti crescano e per farlo devo cercare di fare il possibile perché le persone che ci leggono siano contente di farlo, fondamentalmente. Ti dico la verità, adesso non so realmente come... Cioè, abbiamo 2 riunioni questa settimana in merito, perché nell'arco di 3 mesi, cioè successivamente al secondo aumento che c'è stato, ne è arrivato un terzo devastante, peggio del secondo, che se io l'avessi saputo prima, chiaramente, ma noi partiamo da 3,50 euro, non è che potevo sparare 1 euro di aumento, però è tosta, eh? È tosta, e nessuno ha fatto caso, per esempio, che al contrario di altri editori, gli arretrati hanno lo stesso costo che avevano prima, perché l'influenza... Ma non l'ho visto. Non è che paghi gli arretrati 4 euro perché non hanno influenzato gli aumenti su quello che abbiamo in magazzino. E quando perché non avete aumentato il magazzino? Perché i costi del magazzino sono quelli vecchi, non ha senso aumentare il magazzino. E perché gli altri li aumentano? Ah, non lo so. Io in magazzino ho un prodotto che ho stampato 10 mesi fa e ho pagato un prezzo relativo al prezzo di copertina di quel momento. Adesso mi costa di più, faccio pagare di più, ma non ha senso che ti faccio pagare di più un numero che ho stampato un anno fa che ha avuto dei costi inferiori per me. Quando ristamperemo, chiaramente il prezzo di copertina delle ristampe sarà adeguato a quello che esce in edicola, perché i costi saranno adeguati. Tutto qua. Però ecco, questo è un esempio del fatto che noi vogliamo assolutamente rispettare anche i nostri lettori. E quindi, cioè, io lo dico francamente, io quello che dico è quello che penso, non è che mi invento favole o... Il prezzo dovevamo aumentare, non c'erano alternative, Luca, dovevamo proprio aumentarlo. Siamo stati anche contenuti, soprattutto considerando che adesso è arrivata un'altra botta che per noi influenzerà i numeri che usciranno da febbraio in poi, per cui lì bisognerà fare un altro ragionamento. Aumentare di nuovo a 3 mesi dal primo aumento? Non ne ho la più pallida idea. Tagliare la tiratura? Boh. Serve?
peggiora la situazione, non lo so. Abbiamo tutta una serie di riunioni e di confronti da qui a 2 settimane e valuteremo il da farsi. Aumentare i prezzi del magazzino in modo da non influenzare l'acquisto del numero, di nuovo il numero di copertina, potrebbe essere una strada. Non lo so, non ne ho idea. Ci sono persone che ci ragionano per me e con me e valuteremo e decideremo qual è la strada migliore. La tempesta perfetta, ci esce un numero di Samuel Stern con una cosa del genere. E non accenna, ma io ti dico anche adesso stiamo lavorando sui preventivi per l'uscita di Valery. E ti parlo di... è pazzesco l'aumento della carta, che poi sui numeri di edicola chiaramente influenza rispetto al prezzo di copertina, per cui un numero da edicola aumenta di pochissimo, ma se tu ne stampi decine di migliaia l'aumento è enorme. Un numero da libreria singolarmente ha un aumento enorme già di suo, perché ne stampi molti meno, per cui però pesa, per cui boh. Anche perché Valery era atteso da tanti. Valery è molto comunque atteso, è andato benissimo. Lo facciamo, ma è un capolavoro. Valery sta venendo un capolavoro. E ti dirò una cosa che non so se ho già detto, non lo so se l'ho già detta, te la dico in anteprima mondiale, nazionale, a reti unificate. Valery, il numero di Valery sarà molto più lungo di quello del nuovo incubo, come foliazione, no? Mm-hmm. Perché stiamo facendo l'epilogo di Valery, per cui conterrà una storia molto lunga che racconterà quello che succede dopo la morte di Valery, che era una cosa che io avevo qui, che volevo che fosse raccontata, e Luca Blengino e Riccardo Randazzo ci stanno lavorando, hanno quasi finito. Siete diabolici. Perché molti hanno detto così mi obbligate a comprare di nuovo la stessa storia, ma non è vero, è una cosa incredibile, perché lì Valery muore, però Samuel rimane con un... è un po' come... alla fine è fanservice, volendo anche, no? E io sono uno dei primi, nel senso che io volevo sapere quello che succedeva, volevo sapere come Samuel avesse reagito, è forse una delle pochissime storie per le quali io vorrei sapere che cavolo succede dopo. Vabbè, Valery è morta, e adesso? Quanto peserà su Samuel questa cosa? Tutto la sua colpa, il fatto di averla abbandonata, il fatto di averla rifiutata, il fatto di averla sedotta e abbandonata, vogliamo dire così, il fatto di averla considerata uno degli elementi, uno dei personaggi con cui lui ha avuto a che fare. Sì, l'ho salvata, arrivederci e grazie. Non è così. Valery aveva uno spessore, un certo tipo di... ed era forse l'unico numero dove veramente, al di là di come li fai reagire, un personaggio occupava la scena di più del protagonista, no? Al di là di come l'empatia entra in gioco e il bilanciamento delle emozioni. Ma in quel caso Valery era proprio la protagonista, dava anche il nome al numero. Per cui io volevo sapere che succedeva dopo, assolutamente. Ci siamo confrontati, abbiamo cercato di capire se veramente c'era modo di raccontare, ci è venuta in mente un'idea. Quante tavole saranno? Saranno parecchie. Ma l'equivalente di un numero oppure... No, saranno un terzo più o meno di un numero regolare. Tutte a colori, tutte all'interno del cartonato di Valery. Sì, sarà proprio una prosecuzione della storia. Ma di Valery, il cartonato sarà sempre stampato nelle due forme, la normale e la variant limitata. Una normale e una variant, ma dopo l'esperienza del primo numero faremo delle cose differenti, faremo una tiratura differente, faremo qualche variant in più, ma sempre molto molto limitata, sono pochissime in più. Non ci saranno annulli successivamente, faremo in modo che i primi ordini siano gestiti nei tempi corretti di reazione del pubblico, dei lettori, però è chiaro che i tempi saranno sempre brevi, insomma. Noi abbiamo avuto, quando è uscito il nuovo incubo, noi abbiamo stampato molte più copie di quelli che sono i nostri fumetti da libreria soliti, che però precedevano Samuel Stern, per cui abbiamo detto vabbè, in un'ottica rosea previsionale stampiamo un tot di copie. Non sono bastate, sono finite anche le variant. Considera che noi abbiamo fatto 500 variant, sono arrivati 1250 ordini per le variant.
è così un peccato ristamparle le copie, è così avvilente per il lettore che avete voi, cioè si arrabbiano così tanto se allora ristampare, io se devo ristampare ristampo, le variant a tiratura limitata e numerata non le posso ristampare, ne faremo poche, non arriveremo a coprire il numero degli ordini, saranno meno di 1000, molto meno di 1000, però qualcuna in più di 500, perché abbiamo capito in che ordine sono arrivati gli ordini, cerchiamo di dare, però una variant a tiratura limitata e numerata ha un valore anche affettivo, perché è a tiratura limitata e numerata, se ne fai 75.000 non ha più senso, per cui faremo, chiaramente ci baseremo sui numeri del primo Samuel, e uscirà prima dell'estate. I tempi sono lunghi perché abbiamo deciso che invece di mettere dei contenuti inediti già presenti a catalogo, volevamo fare una storia, per cui c'è tutti i tempi di disegno, di scrittura, di revisione, come se fosse un numero nuovo, no, fondamentalmente, e di colorazione soprattutto. Le due copertine sono incredibili, Maurizio, Valerio e Emiliano stanno facendo un lavoro incredibile sulla copertina del numero 2, bellissima. Anche Adriana poi la stiamo vivendo live, stiamo lavorando su un certo tipo di emozione, sul personaggio di Vale, insomma stiamo facendo un bel lavoro e le annunceremo, insomma spero quanto prima. E sarà appunto, avrà una foliazione maggiore, per cui anche ci sarà anche un ritocco al costo, un po' per la carta e un po' perché comunque è un numero che contiene più pagine, per cui è un volume diverso. E non so ancora quando uscirà, insomma prima dell'estate sicuramente, non so quando, però ecco, prima dell'estate adesso arriverà. Hanno appena annunciato che ci sarà il Romix dal 7 al 10, mi pare, aprile. Quest'anno partecipate? Ci riuscite? No, non credo. Neanche quest'anno? Non credo, stiamo facendo le fiere hanno ripreso molte fiere, però noi abbiamo bisogno di cominciare a valutare le partecipazioni sulla base di tutta una serie di valutazioni nostre, anche sul fatto che la scuola non c'è più, cioè non c'è più, la scuola è online, per cui abbiamo iscritti da tutta Italia, ma la presenza territoriale fissa, non avendo più la sede fissa, non... E dobbiamo fare un po' di, diciamo, di conti. Attualmente io non le sto più seguendo, la gestione delle fiere non la sto più seguendo in maniera diretta, però da quello che so, no, al momento no. Dovremmo essere a Lucca collezionando, se non sbaglio, a marzo. Come lo vedi questo ritorno del rapporto dal vivo? Tu l'hai vissuto, ne abbiamo già parlato a Lucca quest'anno. Comunque le fiere ci vogliono anche per presentare un po' dal vivo i vostri progetti. Sì, no, le fiere ci vogliono assolutamente, le fiere ci vogliono, però le fiere ci vogliono basandoci su quello che è il riscontro in fiera, che è chiaro che noi non avevamo più nel post Lucca, però va valutato con attenzione. Tu vediamo. Dici che a Roma non avreste l'attenzione che avete avuto a Lucca? Beh, no, non è detto, ma anche una nostra riorganizzazione interna, cioè ci sono una serie di situazioni da considerare, i contagi, dipende un po'. Lucca è stata una bella scommessa da tanti punti di vista, una scommessa che è risultata interessante, però è chiaro che a un certo punto lì, non so se ve ne siete accorti, Marco l'ultimo giorno non è venuto perché è stato poco bene. La preoccupazione di tutti era, visto che dormivamo tutti insieme, che c'ha Marco? Per cui è un po' tutta una serie di considerazioni e di valutazioni da fare, ecco, bisogna vedere anche gli autori, non è che obblighiamo gli autori a venire in fiera con noi, per cui noi la nostra forza... Mlinarić viene sicuro, non c'è problema. Sì, Antonio viene sicuro, però dobbiamo considerare una serie di aspetti, una serie di situazioni, per cui vedremo. Senti, passando al secondo argomento, ma prima ti voglio fare una domanda che ha fatto Oldemi74 sul gruppo Telegram e ti chiede, questa un po' te la tira, però te la fa lui, ti chiede se vi state rendendo conto, vi state apprestando a diventare il Bonelli del più longevo
più di Lazarus Led e di John Doe. Allora, io ti devo dire la verità, una cosa molto divertente che faccio con i nostri... È molto interessante questa domanda, perché una delle cose che io faccio con i nostri autori, con Massimiliano, con Marco, ogni tanto è mandargli un messaggio in cui gli dico: oh, ragazzi, questo mese abbiamo superato, no? Questo mese c'è questa classifica di Bonelli, di quelli diciamo un po' più conosciuti, e c'è Samuel che la scala ogni 2-3 mesi passa. Per esempio adesso, se non sbaglio, da poco, da un paio di mesi, c'era Detective Dante che era arrivato al 24 e noi l'abbiamo superato ormai di 2 numeri, per cui siamo saliti anche sopra Detective Dante. E io lo scrivo sempre, insomma, mando queste comunicazioni. Diciamo che i Bonelli di più è complicato. John Doe è arrivato, cioè è complicato, non è adesso. John Doe è arrivato al numero 100. Lazarus Led l'ha superato ampiamente il numero 100. Per cui prima di arrivare alla vetta dei Bonelli ci vorrà molto tempo. Però diciamo che molti li abbiamo superati. Molti sono già stati superati. Adesso arrivano quelli difficili, ci sono Bonelli che hanno 44-45 numeri, adesso non mi ricordo precisamente chi, però mi ricordo che in questa classifica ci sono dei Bonelli che hanno comunque ancora tanta strada davanti a noi, però diciamo sono molto meno di quelli che ci siamo lasciati alle spalle, sicuramente. Invece Vittorio ti chiede se usciranno altri spin-off oltre all'agenzia. Ma usciranno sicuramente dei volumi one shot di Samuel, perché ci sono delle bellissime storie da raccontare che però non rientrano assolutamente nella continuity, per cui capire come strutturare certe situazioni può essere un extra, o può essere usciranno delle pubblicazioni diverse da quelle che conoscete ad oggi di Samuel, e saranno spin-off in quanto tale. Se poi saranno continuative o saranno one shot, questo non lo so. Quello che so è che Singularity sarà continuativa e sarà una bella lettura, intendo dire anche lunga, perché comunque stiamo lavorando su una storia di 146 pagine e quindi sarà un bel volume. Singularity sarà, e poi la sto scrivendo io, Singularity ci sto mettendo veramente tutta il mio amore per il genere, per l'horror. C'è anche la linea comica? C'è anche la linea comica? C'è anche la linea comica. Sì, sì. Oldemi ti chiede un'altra cosa, domanda abbastanza complessa, quindi te l'ho fatta proprio alla fine, che stai bello fresco. Sclavi racconta il disagio interiore usando il surreale, spesso anche il comico. Voi con Samuel siete molto più diretti e con pochi fronzoli. Per raccontare il disagio in questo modo lo si deve conoscere per diretta esperienza, o è sufficiente, tra virgolette, studiare? Ma allora, intanto è sufficiente conoscere, cioè no, sufficiente no, però una delle cose che può servire è conoscere l'argomento. Io ho letto, credo, tutti i fumetti horror esistenti, ho letto tanti libri, non tutti, quello è Massimiliano, io però i fumetti veramente li ho letti tutti, e vedo tutto quello che è horror, in televisione, film indipendenti, serie TV... da sempre, dagli anni 80, da trash, tutto quanto. Mi piace proprio il genere. Dopodiché bisogna fare un passo indietro, perché un conto è lavorare su ciò che ti spaventa, per cui lavorare su ciò che ti spaventa è relativo a chi sei tu, no? Cioè, qualcuno può essere spaventato dai ragni, qualcuno che è spaventato dall'altezza, ma lavorare su delle angosce che sono proprio dentro di noi, che sono forti, che sono radicate storicamente nell'animo umano, sono delle cose che in qualche modo ci uniscono, sono ataviche, sono proprio
dipendenti fortemente dalla crescita di ognuno di noi in maniera oggettiva, no? Ci sono delle cose che spaventano tutti e sono delle angosce che nel momento in cui tu le vivi sai che le vivranno molte persone attorno a te. C'è la mia compagna alla quale ogni tanto racconto le idee che ho e lei mi dice: ma come fai a... non so se lei intenda dire a vivere con queste idee o perché ce le ho da sempre, io le c'ho proprio l'immaginario che vivo, che ho dentro, per cui poi tirarle fuori è semplice ed è anche in qualche modo curativo nei miei confronti, mettere su carta tutto quello che mi passa per la testa, insomma. Però credo che il sentimento alla base sia un sentimento che abbiamo tutti. Quello che colpisce sempre, ma che colpisce anche me quando leggo qualcosa che non conosco, è che quel sentimento lo riconosci e ti rendi conto di averlo nel momento in cui lo leggi, perché magari è sepolto talmente in fondo che non ci pensi, non fa parte della tua quotidianità, ma nel momento in cui lo leggi e dici: cavolo, ma questo ce l'ho anch'io, no? In qualche modo. E lì magari c'è anche il poter colpire il tuo lettore, un po' lo stupore. Però ecco, ne hai a che fare tutti i giorni, fondamentalmente. Sempre con una domanda passiamo al secondo argomento, che poi è anche una delle novità di Bugs Comics, dovrebbe essere una delle novità di Bugs Comics di quest'anno. No, cioè, Vittorio... È una novità. È una novità. Sì, di quest'anno, sì.